attentamente, capiamo che... Leggiamo attentamente quella che abbiamo in casa. Esattamente. Capiamo tutta una serie di cose che diventano molto coerenti, molto, molto coerenti, molto lineari. Allora, io nei libri e nelle conferenze in questi anni ho fatto tutta una serie di affermazioni, e a parte quest'ultimo, che è costruito come una lunga conferenza, che quindi è totalmente diverso dagli altri, gli altri voi trovate sempre i versetti ebraici, la traduzione letterale, l'analisi sotto, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in quei libri ho fatto una serie di affermazioni che nel momento in cui le facevo mi rendevo conto essere inaccettabili. Cioè, la Bibbia non parla di Dio, la Bibbia non parla di creazione, la Bibbia non parla degli angeli intesi come entità spirituale, perché quelli di cui parla la Bibbia sono individui in carne ed ossa, nulla a che vedere con gli angeli e con la luce. Tra l'altro, sappiate che gli angeli sono diventati entità spirituali nel Concilio Lateranense nel IV secolo d.C., perché prima non lo erano. E le ali gli sono state date circa ancora un secolo dopo, perché prima non le avevano. Cioè, questa storia della Chiesa non dipende dalle traduzioni, Non dipende dalle traduzioni. Cioè, la spiritualità degli angeli è stata sancita in un concilio ecumenico nel IV secolo d.C., perché su questo discutevano molto. Tant'è, discutevano al punto, vi dico una curiosità, che per i padri della Chiesa era normale scrivere che quando le donne, soprattutto le ragazze giovani, partecipavano alle assemblee alle quali erano presenti i malachim, che è il termine biblico che viene tradotto in greco con angelos, angeloi, plurale, che significa coloro che portano ordini, annunci, che portano messaggi, dice allora che quando le fanciulle giovani partecipavano all'assemblea alle quali erano presenti gli angeli, era bene che si coprissero i capelli, soprattutto se avevano i capelli lunghi, perché altrimenti i capelli lunghi eccitavano sessualmente gli angeli. E quindi a loro tutela era meglio che si coprissero. Questo è scritto anche in uno dei testi di Qumran, il trattato sulle Berakot. Quindi forse di lì è nato la necessità di coprirsi. Insomma, a tutela loro, perché non andavano tanto per il sottile, quindi era meglio per loro che non eccitare sessualmente. Tra l'altro, questa cosa qui viene fuori in uno studio degli Originibus Velandis di Tertulliano, condotto da un docente della facoltà teologica qui di Torino, l'ho citato anche nell'ultimo libro. Paolo, nella lettera ai Corinzi, dice che le donne che partecipano appunto alle assemblee devono avere sul capo un segno, quindi una copertura, non per rispetto a Dio, a motivo degli angeli, scrive Paolo, a motivo degli angeli. Quindi, insomma, una cosa leggermente diversa da quella che poi dopo è stata elaborata dalla teologia. I cherubini non solo non erano angeli, ma a differenza degli altri, che almeno erano individui in carne ed ossa, i cherubini non erano neppure quello. I cherubini erano macchine. Macchine funzionanti. Ben descritte, poi magari qualcosetta lo vediamo dopo. Io dico sempre poi magari lo vediamo poi. È una tecnica. A Olbia, a giugno a Olbia ho cominciato alle 8 di sera, ho finito alle 6 del mattino. Perché alle 6 e mezza avevo il check-in. Altrimenti forse non finivo. Allora, io dico sempre, vediamo cosa abbiamo tempo di fare, tanto vado a braccio, quindi non c'è problema. Allora, i cherubini erano macchine. Satana nell'Antico Testamento non esiste. Lo ripeto, Satana nell'Antico Testamento non esiste. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che sono sempre date per scontate e che non lo sono. Tutte queste cose qui, di per sé, siccome una parte della filologia ebraica, io spesso lo leggo, se volete ve lo leggo, lo scrivono in rete nei blog dove mi attaccano durissimamente, ma nei blog dove mi attaccano durissimamente, questi esegeti scrivono su varie cose. Mauro ha ragione, la Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Il termine ebraico malach, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni.
I cherubini è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud che sono degli oggetti meccanici. Il capitolo sul Satan, in uno dei libri dove appunto il capitolo dove documento che non esiste, il capitolo sul Satan Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato, su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, altre cose che ho detto è che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Dice però, e qui così cominciamo a venire al succo, però a differenza di ciò che dice Biglino, gli ingegneri genetici non erano gli Elohim, ma erano i Rephaim, non preoccupatevi, vi spiego tutto, erano i Rephaim vocalizzabili altrimenti con Rofim, cioè medici, i medici loro antenati. Allora la Bibbia parla dei Rephaim e li mette nella categoria dei giganti, assieme ai Nefilim, agli Emim e agli Zamzumim. Loro dicono che quel termine Rephaim, così è vocalizzato dai Masoreti, invece andrebbe vocalizzato come Rofim, quindi cambiano le vocali e dicono che gli ingegneri genetici erano questi Rofim. Allora, intanto cambiano le vocali. Diritto loro di farlo, perché non essendo un testo sacro, io non metto assolutamente in discussione questo loro diritto. Io non mi sogno di farlo perché se io cambio un puntino mi divorano. Già lo fanno, ma se io cambio un puntino mi divorano. Allora io non cambio neanche. Loro sì, benissimo, non c'è problema. Prendiamo atto intanto quindi che c'è una tradizione che dice Refaim. Un'altra tradizione che dice Rofim. Quindi vuol dire che non esiste la tradizione garanzia di verità, ma esistono molte tradizioni che dunque sono certezza di manipolazione. Per cui quando vi sento dire, ah, ma la tradizione dice, dico, benissimo, se lo dice la tradizione comincio a dubitare. Perché di sicuro una delle tante tradizioni elaborate dagli uomini e ognuna delle tradizioni, appunto, c'è chi dice Refaim e c'è chi dice Rofim. Benissimo, per me non c'è problema. La Bibbia non è un libro sacro. Me lo dimostrano queste cose qui, se non bastassero le altre. Comunque, loro dicono, a differenza di ciò che dice Biglino, gli ingegneri genetici non erano gli Elohim, ma i Rofim. Peccato che non è Biglino a dire che, gli ingegneri, che a fare l'Adam con l'ingegneria genetica sono stati gli Elohim, ma è la Bibbia, perché in tutto il passo, in tutti i capitoli in cui si dice che hanno fatto gli Adam, la Bibbia dice sempre gli Elohim, cioè non c'è neppure possibilità di scambio, come dire, ma qualche volta cita i Refaim. No, mai. Quindi se il Talmud ebraico, il Talmud, questo qui è un Talmud, Gerushalmi, vabbè, inutile entrare nel merito, Talmud Gerushalmi dice che erano i Rofim, e la Bibbia dice che erano gli Elohim, io dico, io rimango in attesa che il Talmud ebraico e la Bibbia ebraica trovino un accordo. Per me non cambia nulla. Per me l'importante è dire che là, in quel tempo, c'era chi praticava l'ingegneria genetica. Questa roba qui loro non la mettono in discussione. Dicono solo che erano altri. Benissimo. Possono anche aver ragione loro, ma proprio non mi interessa. Io però racconto la Bibbia e la Bibbia dice che erano gli Elohim, e quindi io faccio finta che fossero gli Elohim, faccio finta, perché magari hanno ragione loro e erano i Rofim, non lo so, non so chi possa saperlo. Prendo atto del fatto però che la sostanza è quella lì. Allora, dicevo prima, perché come dire, se sono d'accordo con me su un sacco di cose assolutamente inaccettabili, no? Il fatto che i cherubini fossero macchine. Perché, come dire, loro non si rivolgono ai teologi cattolici a dire ma perché continuate a usare il nostro libro dicendo, parlando dei vostri cherubini, smettetelo? No, invece non lo fanno. Non lo fanno perché questa esegesi, così come l'esegesi della teologia, della religione che conosciamo, deve necessariamente veicolare l'idea che nella Bibbia ci sia Dio. Perché Dio serve da un lato per la religione, per questi signori serve per un altro tipo di ideologia, perché è quel Dio che ha dato loro il diritto di stare in quella terra. E quindi se si mette in discussione quel Dio, cade tutto.
se io non avessi toccato quella cosa lì, non dico che vivrei tranquillo, vivrei un pochettino più tranquillo di come vivo adesso. Vabbè, tanto ormai ci sono dentro, non posso dire fino ai capelli, ma insomma. Sei passato vicino a un cherubino. Bravo. Allora, quando nelle Bibbie che avete in casa trovate scritto l'Altissimo, in ebraico c'è scritto questo, Elion. Quando trovate scritto Dio, in ebraico c'è scritto Elohim. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è scritto Yahweh. È chiaro che queste traduzioni, l'Altissimo, Dio, il Signore, l'Eterno, immediatamente rimandano ad un unico individuo. No? È chiaro, chi legge questo, chiaramente, diciamo che non ha dubbi. Poi se legge attentamente la Bibbia, i dubbi gli vengono lo stesso, però insomma, siccome intanto non la leggiamo, e poi se la leggiamo comunque con il condizionamento di anni di educazione, quindi scorriamo via rapidamente. Adesso, c'è qualcuno che ha una Bibbia? No, ce l'ho sopra. Te la porto. Grazie. No, dalla pure a uno del pubblico, così mi aiuta a leggere. Così leggiamo le Bibbie che avete in casa, siamo tutti tranquilli. Allora, Elion viene tradotto con l'Altissimo. E diciamo che è una traduzione tutto sommato corretta. Dico tutto sommato perché il superlativo assoluto non rispecchia esattamente. Perché Elion significa quello che sta sopra, quello che sta in alto. No, per esempio, il piano di qui sopra è Elion rispetto a noi. Ok? Comunque, Elion è quello che sta sopra. Elohim è un termine plurale che non si sa cosa voglia dire. Per cui la traduzione, tant'è che viene tradotto con gli splendenti, quelli dell'alto, i potenti, i legislatori, i ministri, i giudici, perché appunto non si sa cosa voglia dire. Ha un singolare che è El, oppure Eloa in alcuni casi. Grazie. Si chiedono come sia possibile che all'inferno esista una Bibbia, ma all'inferno leggono un sacco. No, ma in realtà è piena d'appunti, c'è un motivo. Ah, ok. Bene. Ma sai perché sono all'inferno? Perché hanno studiata bene, allora. Cioè, tra l'altro, per quelli che dicono che io sono un satanista, il fatto che io faccio la conferenza ci andranno a nozze per mesi. Per mesi ci andranno a nozze. Va bene. Allora. Tradurre con Dio significa proprio lavorare di fantasia pura, perché tra le tante possibili ipotizzabili traduzioni proprio Dio non c'è. Tradurre poi Yahweh con il Signore o l'Eterno ci vuole la fantasia dei teologi, non c'è niente da fare. D'altra parte, se ci pensiamo bene, la teologia che cos'è? È una forma di pensiero che elabora un'idea di Dio che nessuno conosce, attribuisce a questo Dio tutta una serie di caratteristiche e poi passa secoli a discutere dell'idea di Dio e delle caratteristiche che lei stessa gli ha attribuito. Cioè è un pensiero autoreferenziale. La teologia parla di se stessa. Vabbè. Allora, perché Yahweh?